Lo stop, le strisce pedonali, il semaforo, le precedenze. Sulla strada tanti cartelli e tanti segnali che bisogna conoscere e rispettare. Per questo l'educazione stradale, con i suoi principi di sicurezza e responsabilità, è importante impararla sin da piccoli, attraverso incontri, testimonianze e esperienze pratiche, come quella proposta da Valtellina Security Driving Project School e Lions Club Sondrio-Ost, col progetto sostenuto da Pro Valtellina realizzato in collaborazione con Teleunica. Qui siamo al polifunzionale di Sondalo per una mattinata di scuola un po' diversa dal solito, ma non meno preziosa. I bambini sono quelli delle terze A e B della locale scuola primaria. Questa riteniamo sia l'età giusta, perché i bambini hanno già delle competenze per capire le cose e non sono ancora super stimolati da una serie di informazioni che gli saltano addosso e non consentono di elaborare una loro idea. Quindi 8-9 anni riteniamo sia l'età giusta per discorsi di questo tipo. A questa età qual è l'errore o la tentazione di errore in cui avete colto che rischiano di cadere? Ma purtroppo è limitazione degli adulti, perché vedono spesso gli adulti o i genitori che compiono delle trasgressioni e tendono a ripeterle. Non è mai troppo presto per impartire i giusti principi e insegnare i giusti comportamenti, affinché magari anche i bambini possano farsi educatori degli adulti e non imitatori dei loro cattivi esempi, e crescere come cittadini responsabili e rispettosi delle regole, sulla strada come nella vita, perché sulla strada è proprio la vita, il bene, che c'è in gioco. Il corpo va protetto dal rischio di traumi, soprattutto cervello e midollo spinale, come spiega il medico. Quando vengono lesi questi organi, che sono la persona, poi alla fine spesso i risultati sono a vita e cambiano la vita. E la vita è un valore straordinario che i bambini devono apprendere e di cui devono conoscere la preziosità. Conservare veramente gelosamente e tutelare la propria vita, sì, con i comportamenti sempre corretti e consoni. Quali sono le regole che i bambini devono rispettare come pedoni? I bambini come pedoni prima di tutto dovrebbero rispettare se stessi per rispettare le regole e per farsi anche rispettare. Perché il pedone, diciamo che è la vittima più fragile in caso dovesse avvenire un incidente, visto che sono volumi più ampi quelli delle macchine, delle moto e anche delle biciclette. E allora per questo il bambino deve rispettare soprattutto l'attenzione dove va a piedi, ecco, soprattutto. E quando sale in bici come si deve comportare un bambino? Allora, la cosa fondamentale è il casco. Essendo obbligatorio per i bambini, il casco è fondamentale per evitare che in caso di incidente subisca dei traumi che alle volte possono essere anche irreparabili dovuti al fatto del trauma cranico. E consiglio tanto anche ai bambini di stare attenti alla manutenzione della bicicletta, perché oggi è emerso che un bambino non può più usare la bicicletta perché non ha sui freni, e quello è fondamentale per le biciclette, per potersi fermare in tempo, per evitare l'ostacolo prima dell'incidente. Ecco. Da passeggero di un'automobile? Da passeggero di un'automobile la cintura di sicurezza. È la prima cosa da fare quando si sale in macchina, non aspettare che qualcuno te lo dica, e cercare magari anche i giovani, i bambini soprattutto, di incentivare gli adulti a questo aggeggio, a questo possibile risparmio della propria vita. Ecco. E quali sono le regole che i bambini devono far rispettare agli adulti quando sono in auto? Beh, la cosa fondamentale è anche loro, gli adulti devono allacciarsi le cinture. Non dovrebbero, anzi non devono, perché vaglio anche di una variazione sul codice della strada, usare il telefonino intanto che si guida, distrarsi per il saluto magari di una persona che si incontra per strada, cercare sempre di tenere l'attenzione a quello che si sta facendo quando si guida un mezzo di locomozione, qualsiasi esso sia. La sicurezza sulla strada è vita? Sicuramente è vita se si rispettano le regole, e oltretutto ribadisco, rispettati se vuoi essere rispettato.